Montalatte della Milk Froder, una marca che non conoscevo, completo di tutti gli accessori, addirittura abbiamo anche un solenoide in più. L'altro è già montato, io ho messo già il latte all'interno del minimo e massimo, quattro modalità di funzionamento, schiuma densa calda, schiuma meno densa sempre calda, scalda latte senza fare la schiuma e schiuma fredda senza scaldare il latte. Tutto è spiegato in questo comodo libricino delle istruzioni e troviamo anche in confezione questo pennellino per poterlo pulire. Quindi andiamo ad impostare la schiuma calda e densa e vediamo il suo funzionamento. Appena lo accendete, lì inizialmente potete andare a settare i vari funzionamenti, poi se lo lasciate, in giro di 2 secondi inizierà a montare il latte. Il solenoide che va all'interno ho trovato un pochino scomodo il posizionamento perché ha un suo alloggio, quindi non può essere messo in maniera errata. Questo da un lato ci costringe a metterlo bene, dall'altro però bisogna andare ad inserirlo in maniera corretta e magari ci vuole un pochino più di tempo, cosa che non succede con l'altro montalatte che ho in casa. Il design è molto bello, il prodotto è robusto, simpatico, presa asciugo e niente, questa è la seconda prova che faccio perché dalla prima avevo messo un pochino troppo latte e il latte è andato, è uscito fuori, quindi ho dovuto prima pulire. Adesso non so se si riesce a vedere che sta montando. Il rumore è molto basso, è accettabilissimo. Dobbiamo aspettare che finisce oppure possiamo anche fermarlo manualmente, però poi non abbiamo il risultato sperato. In realtà ci andrebbe il latte intero. Che monta meglio, io ho messo un latte comune parzialmente scremato, però è una questione anche di gusti. Sicuramente il latte intero monta meglio. Il prodotto si sta anche leggermente scaldando, credo che siamo quasi arrivati. Vorrei aspettare la fine. Ecco qui. Andiamo a vedere. Non lo so. Facciamo una prova proprio con una tazza. Risultato accettabile. Ma sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio. Probabilmente il latte. Andrebbe usato un latte diverso e non questo parzialmente scremato.